Allora, siamo con l'allenatore della Ascoli for Special, ormai possiamo dirlo, c'è l'accordo con l'Ascoli Calcio, che significa una crescita? Sì, è un accordo fatto con l'Ascoli Calcio, dalla nostra società, il Borgo Solestà, l'Ascoli Calcio, consiste nell'adozione di questi ragazzi, quindi nella fornitura di abbigliamento sportivo e eventualmente anche di altre iniziative a livello sociale per cercare di divulgare la cultura della diversità. Sono ragazzi diversamente abili, ma come tutti gli altri hanno diritto al gioco e al divertimento e a fare sport, insomma. Ecco. Quindi l'ultima volta che ci siamo lasciati abbiamo detto lo sport è divertimento, passione, integrazione. E che cosa abbiamo scordato? Socializzazione, che è fondamentale, sinceramente. Tanto è vero che adesso noi sabato facciamo questo concentramento di quarta e quinta categoria qui ad Ascoli e al termine della gara, di tutte le gare, faremo il famoso terzo tempo con tutti i ragazzi, tutti i genitori, tutti gli allenatori e tutti i dirigenti. Quindi è il massimo momento di socializzazione, proprio è il giocare con, non è il giocare contro, è diverso il concetto. E l'ultima cosa, noi andiamo a toccare un po' sull'aspetto sociale, tu vuoi ricordare e soprattutto invogliare una persona a non mollare, perché lo spirito di lottare è sempre in voi e mi pare di aver capito che è un dirigente. Sì, noi abbiamo un nostro carissimo collaboratore che purtroppo in questo momento è assente per motivi di salute, però con questo messaggio gli diciamo di non mollare, di andare avanti, che noi lo aspettiamo al campo senz'altro. Come si chiama questa persona? Riccardo. Allora, no, anche noi ci uniamo con Riccardo dicendo non mollare, perché noi ti aspettiamo in campo per divertirci. Poi abbiamo sentito da prima, ci ha provato a dai a salutarlo, poi alla fine l'ha detto Carpani, ma cambia poco. La sostanza è sempre quella, non cambia nulla.